Ciao a tutti amici del Branco dei Generi, io sono Noah e bentornati finalmente sull'Arca. Nel 26esimo episodio, dopo un sacco di tempo, siamo qui per parlare dei tapiri. Ragazzi, io adoro i tapiri, infatti sono contento di portarli sul canale, e infatti ne ho anche uno nello zoo di Zoo Animal Park, vabbè. Nulla. Oggi parleremo di tutte e quattro le specie. Mi raccomando, sostenete la serie con un bel mi piace e mi raccomando, guardate anche tutte le altre serie, ci tengo tanto, o meglio, guardate quelle che vi piacciono, poi quello che è. E nulla, parliamo subito dei nostri amici tapiri. Il tapiro è l'unico membro della sua famiglia Taripidae e del genere Tapirus e sono perissodattili. Per chi ancora non sa cosa sono i perissodattili, glielo dico. Sono quel tipo di ungulati che hanno un numero dispari di dita. Infatti il tapiro ha tre dita, o meglio, in alcune specie, in quelle anteriori, ne ha quattro, però tutti hanno almeno tre dita, cioè su quelle davanti e quelle dietro comunque. E i cugini più vicini dai tapiri, anche se possono sembrare maiali, in realtà sono zebre, rinoceronti e altri equini come asini, cavalli, pony e così via. I tapiri sono apparsi i primi antenati di tapiri già tra i 27 e i 58 milioni di anni fa, quindi i tapiri potrebbero esistere ancora prima dei rinoceronti, quindi è molto prima dell'uomo. Quindi ragazzi, è una specie che c'è da tanto, serve e l'uomo che è qui da 2 milioni di anni sta facendo un devasto, purtroppo, e quindi per questo bisogna piantarla e iniziare a comportarsi in modo responsabile e aiutare gli animali. Ne esistono soltanto 4 specie, ma in tempo c'era molta più varietà anche nel gruppo dei tapiri. Adesso sono rimasti il tapiro sudamericano, il tapiro dei Monti, detto anche delle Ande, il tapiro di Baird e il tapiro dalla Gualdrappa. Adesso li andiamo a vedere uno ad uno. Vi dirò pressappoco le caratteristiche principali di ciascuno, senza annoiarvi, in modo da spiegarli bene, in modo che vi facciate un'immagine. Poi adesso vedremo i tapiri in HD, quindi meglio di così, cosa volete dalla vita. Il tapiro di Baird è il più grosso tra le specie sudamericane, infatti ha una lunghezza di 2 metri e un'altezza algarrese, quanto mi piace questa parola, è una vita che non la dicevo più, ha un'altezza algarrese di 1,20 m e può pesare dai 240 ai 400 kg. Ha una macchia bianca sul muso e sulla gola, sulle zampe anteriori ha 4 dita e su quelle posteriori ne ha 3. La vita media è all'incirca di 30 anni. Sono solitari, ma non è raro incontrarli in gruppetti, principalmente madri coi cuccioli. Una cosa caratteristica dei tapiri, che potete notare tutti, è questa piccola proboscide. La proboscide gli serve soprattutto per, diciamo, strappare piante tipo liane, magari sono leggermente più alto. Certo, non può farci tante cose come fa l'elefante, ma comunque sia, può strappare la frutta, può comunque darti un aiutino. Infatti questa proboscide gli consentirà pure un buon olfatto, perché i tapiri hanno tutti una vista pochetto scarsa, ma per quanto riguarda l'olfatto e l'udito sono veramente buoni. Inoltre la proboscide può servire ai tapiri anche come boccaglio mentre nuotano, perché sì, i tapiri vivono molto spesso vicino ai corsi d'acqua. Si nutrono principalmente di piante tenere, foglie e frutti, che colgono grazie al loro naso prensile. La gestazione dura 400 giorni, che sono all'incirca 13 mesi, e nasce un solo piccolo, e rarissimi casi ne nascono due. I cuccioli hanno un manto rossastro con strisce bianche per mimetizzarsi in mezzo alle foglie, come fanno i caprioli. Infatti, il piccolo rimarrà nascosto tra le foglie e tra le piante per una settimana di vita, e la madre andrà una volta al giorno o più volte al giorno per allattarlo. In questo modo è difficile i predatori. Perché le strisce bianche lo aiutano a mimetizzarsi? Perché essendo marrone, con le strisce bianche può simulare, diciamo, quei fasci di luce che passano attraverso le foglie all'interno del bosco. E in pratica funziona così. Dopo circa 7 giorni inizieranno a seguire la madre in cerca di cibo e intanto ogni tanto inizieranno ad assaggiare qualcosina. Dopo 3 settimane sono già capaci di nuotare e lo svezzamento completo arriva dopo un anno. E il manto degli adulti inizieranno ad averlo intorno ai 4-6 mesi di 4-6 mesi di vita. La maturità sessuale, ve l'ho detto, arriva tra i 18 mesi e i 2 anni. Dove troviamo i tapiri di Baird? Nel Messico meridionale, in Belize, in Guatemala, a Honduras, in Costa Rica, in Nicaragua, a Panama, in Colombia. E le dubbia la loro presenza anche in Ecuador. Per
e si possono trovare fino ai 3.350 metri di altezza. Sono minacciati dai predatori? Quasi mai. Gli unici loro predatori sono i coccodrilli americani e rarissimi gli attacchi dei giaguari, però quasi sempre ne ha la meglio il tapiro. Infatti sono stati ritrovati diversi tapiri con tipo delle ferite, ma comunque sia, quasi sempre hanno la meglio sui giaguari. L'unico loro pericolo è l'uomo, purtroppo è l'uomo, con la deforestazione delle loro foreste, dei cibi di cui si nutrono. Principalmente è quello, poi essendo animali con una gestazione abbastanza lunga, anche quello influisce, poi anche creare gruppetti nuovi di ripopolamento ci vuole il suo tempo. Queste erano le informazioni sul tapiro di Baird, ora passiamo a quello della gualdrappa, detto anche malese o asiatico. È facilmente distinguibile dagli altri perché è l'unico col manto nero scuro con questa sorta di gualdrappa bianca e al manto nero lucido con questa gualdrappa bianca. Cosa gli servirà per mimetizzarsi? Come fa un manto nero e bianco a mimetizzarsi nella foresta? Sedendosi tra le foglie, in lontananza, un po' il bianco così, sono facilmente distinguibili per una roccia. Funziona, sì, è stato dimostrato che funziona. Le femmine sono più grosse dei maschi e questo è un po' più grosso rispetto a quello di Baird. Sì, questo però non è sudamericano, è l'unico più grosso di quello di Baird. E può misurare da 1,80 m fino a 2,40 m e un'altezza dai 90 cm a 1,7 m al garrese. Il peso va dai 250 ai 320 kg, massimo 410. Come tutti i tapiri, hanno una vista scarsa, ma un ottimo udito e un ottimo olfatto. Sulle zampe hanno 4 unghie nelle zampe anteriore e 3 in quelle posteriore. E questo è l'unico tapiro asiatico. Hanno un comportamento non è che non sono socievoli, ma principalmente stanno da soli. E infatti marcano il loro territorio utilizzando l'urina. E a differenza dei tapiri sudamericani che sentieri se li fanno da soli, questi attraversano principalmente sentieri già battuti, perché appunto dove si trovano loro, in Malesia, in quella zona dell'Asia, ci sono animali più grossi di loro, a differenza del Sud America, che l'animale più grosso lì è il tapiro. Quali altri animali convivono? Con i rinoceronti di Sumatra, con gli elefanti di Sumatra e anche altri animali, tipo cervi e tanti altri. Questo tipo di tapiro si nutre di 115 tipi diversi di piante, ma le sue preferite sono soltanto 30, sì, hanno anche i loro gusti, anche i tapiri. Nonostante questa mole, questa grassa mole, sono molto veloci e bravi a difendersi, infatti hanno delle forti mascelle e dei denti affilati. Amano nuotare, infatti questo è il tapiro più amante dell'acqua di tutti. E sono bravi pure a muoversi su sentieri di montagna, sono ottimi scalatori, non immaginatevi gli stambecchi, però comunque si muovono bene anche sui sentieri di montagna. Sono principalmente attivi al crepuscolo, però di notte dormono e si nutrono principalmente nelle ore più fresche. E si nutrono anche loro di molta frutta, piante e quando gli capita anche le piante acquatiche. E durante le ore più calde stanno immersi o nel fango o nell'acqua. La maturità sessuale, a differenza dei tapiri di Baird, non arriva a 2 anni, ma a 3. E si riproducono in mesi come aprile, maggio, giugno, cioè i mesi praticamente più belli dell'anno come clima. Per quanto a me piace a settembre, però vabbè, sono gusti. Pure questi sono difficili predatori. Gli unici predatori lì in zona sono principalmente le tigri, come vabbè c'è anche l'orso malesiano e qualcun altro, ma quello si nutre principalmente di frutta. L'unica minaccia è l'uomo. Una cosa che purtroppo svantaggia un sacco questi tapiri è la costruzione di dighe, la deforestazione per la piantagione e la vendita dei cuccioli. Sì, purtroppo c'è chi è crudele così crudele da portargli via i cuccioli per rivenderli anche a $5.500. Io sono contrarissimo a queste cose, cioè poveri tapiri. Una curiosità, possono nascere tapiri malesiani totalmente neri. Sì, è una questione di melanina, così come la pantera, il giaguaro e anche altri animali. Anche il, come si chiama, lo springbok può nascere melanico, sì, l'ho scoperto da poco. Poi spendiamo qualche parolina anche sul tapiro delle Ande o tapiro andino. Ha un manto nero sfumato e marrone e ha dei peli che sono all'incirca lunghi 40 mm. Sono lunghi 1,80 m e un'altezza di 1 metro al garrese, infatti sono più piccolini rispetto agli altri. E il loro peso va dai 90 kg fino ai 260 kg. Ama le bomeliciae, che in pratica è un tipo di pianta, infatti ne va ghiotto di questa pianta, e a volte si nutre pure di germogli di bambù. Vive
nei paramass andini e nelle foreste nebbiose, a volte pure a un'altezza di non fino ai 300 metri, dei 3000 metri come quello di Baird, ma comunque sui 1000 metri ci possono arrivare delle volte. E per spostarsi non si accontenta dei sentieri già battuti come fa quello malesiano, ma i sentieri se li fa da solo. Infatti è l'animale più grosso della zona per quanto sia piccolino. Sì, sulle Ande ci sono anche i lama, ma in altre zone. Comunque i lama non stanno nelle foreste, ma bensì nei pascoli, sulle Ande, sulle montagne, ecco, sugli altopiani. E nulla, c'è poco da dire, la gestazione anche la sua dura all'incirca 13 mesi, fanno un solo piccolo, ma possono farne anche due qualche volta. Ok, ora parliamo di quello sudamericano. Se su alcuni tapiri ci spendo poche parole, perché tanti fatti come la proboscide, il fatto di nuotare, il fatto di sono pressappoco le stesse, perché comunque sempre di tapiri si parla. Il tapiro sudamericano è marrone scuro, con una striscia marrone chiaro sulle guance, gola e sul petto. Ha una corporatura tozza e ha una criniera, che ragazzi è troppo bella da accarezzare la criniera dei tapiri, davvero. Ha degli arti robusti, tutti con tre dita, e ha un muso allungato che termina appunto con la proboscide, e ha la punta delle orecchie bianche. La lunghezza è di 2 metri, con un'altezza di 1 metro al garrese, quindi è un pochettino più lungo di quello delle Ande. E la loro codina è di 50 centimetri. Il peso sta sui 250 kg e possono vivere 25-30 anni come gli altri. Vivono vicino a corsi d'acqua. Infatti, vivere vicino ai corsi d'acqua per tutti i tapiri è importante perché è facile sfuggire ai predatori in quanto siano molto più veloci. Certo, se non devi sfuggire un coccodrillo, in quel caso vai nella giungla, ma ci metto un attimo a uscire dall'acqua. Brucano l'erba in modo selettivo, infatti sono abbastanza, scelgono principalmente le erbe che gli piacciono e così facendo aiutano la diffusione perché nutrendosi di un determinato vegetale, un determinato frutto, così spostano i semi, diffondono i semi, in questo modo ne crescono sempre di più. E mangiano molto volentieri anche piante basse, alghe e frutta. Amano l'acqua, ma non quanto il tapiro della gualdrappa. Vengono dall'est delle Ande, dalla Colombia, dal sud Brasile, dal Paraguay, dalla foresta amazzonica e a volte si spingono pure in campi coltivati. Ok, se un giorno li trovo nell'orto gli offro qualcosina. Farei volentieri amicizia con un tapiro. E questa specie è facilmente trovabile anche negli zoo e nei bioparchi, infatti le cornelle ne ha ben 4, prima erano 2, adesso sono diventati 4, una bella famiglia di tapiri. E mi piace un sacco quando gli preparano le loro merendine particolari, gli intagliano sulla frutta, gli fanno delle palle di rami con dentro tipo dei dolci di frutta, gli mettono dei vassoietti nell'acqua. Sì, perché infatti passano tanto tempo in acqua. Come stavo dicendo, il tapiro è una specie molto, 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 molto importante perché è specie ombrello. Perché è una specie? Cosa vuol dire prima di tutto specie ombrello? È una specie da cui dipendono tanti altri animali. Perché tanti animali dipendono dal tapiro? Perché il tapiro è l'animale più grosso o uno tra i più grossi delle loro zone, a parte quello malesiano, che in quel caso ce ne sono di più grossi. Essendo grossi, si muovono e muovendosi spesso, perché durante la notte camminano tanto, durante le ore fresche, tracciano sentieri nella foresta e questi sentieri vengono utilizzati anche da animali come capibara, scimmie, anaconde pure e altri animali. E non soltanto per i sentieri, ma anche per, come si chiama, anche per la diffusione dei semi. Il tapiro, come ho già detto, si nutre di grosse quantità di frutta. Mangiando tanta frutta, defecano molto spesso nella giungla e defecando diffondono, oltre alla cacca, anche i semi. Ed essendo nella cacca, crescono anche più in fretta e più rigogliose. Infatti, le foreste amazzoniche senza tapiri non sarebbero più le stesse. Un sacco di frutti non ci sarebbero più, un sacco di scimmie non avrebbero più da mangiare, un sacco di pappagalli pure non avrebbero da mangiare, pure per i leopardi, per i giaguari, scusate. È importante avere gli alberi, è importante per tutti, anche l'ossigeno. Infatti, come è stato detto, la foresta amazzonica è il polmone della terra e lo è anche grazie ai tapiri. Quindi l'aria che respiriamo dobbiamo ringraziare i tapiri. Non sto scherzando, per quanto sia una cosa simpatica. Sempre loro, sempre i tapiri, appunto, sono dei giardinieri della foresta. So che tanti alberi sono alti, quindi non ci arrivano, però la frutta cade.
loro la mangiano anche se è molliccia, anche se è morbidosa, infatti anche diventa anche più dolce, la mangiano volentieri e diffondono i semi. E nulla, dai, questo era tutto. Un saluto da tutti gli animali dell'arca che purtroppo ho abbandonato per un po', ma adesso almeno 2-3 episodi al mese posso farli. Certo, non sono bravo come Barba Scura a fare i video sugli animali, ma faccio del mio meglio. Uno squittio da tutti i saliti, uno squittio, un fischio, sì, il verso di tapire tra un fischio e uno squittio, a tutti quanti, infatti comunicano anche a distanza nei sentieri della giungla. Vabbè, un saluto a tutti da me, dai tapiri, ci vediamo molto presto con non so quale video, ormai il canale fa un po' di kimpo de là, faccio di tutto ormai, vabbè. Da Namaste Rhino e i tapiri è tutto, ciao!